grazie di essere qua per numerosi in questa conferenza stampa che vuole oggi presentare un'importante iniziativa che rientra nel progetto ampio dell'accoglienza, progetto che è una delle due grandi tematiche che Brera sta sviluppando a tutto campo, sia dal punto di vista strutturale. Poche settimane fa abbiamo inaugurato, ancora ripresentato il nuovo CUP, oggi ci occupiamo non di edilizia, non di struttura, ma di organizzazione. E tra l'altro in un modo direi molto originale, perché accanto a quello che è il fashion service, cioè questo modello organizzativo in cui la struttura si prende in carico, si fa carico, prende in cura, vuol dire il paziente oltre che curarlo, abbiamo abbinato, e anche nel titolo dell'iniziativa appunto, abbiamo abbinato anche una componente magari distante, apparentemente distante, da quello che è il nostro mondo sanitario, e cioè l'arte. In questo modo vogliamo offrire appunto una particolare attenzione a pazienti che stabiliscono una relazione, non dire purtroppo stabiliscono una relazione per il tipo di malattia di cui sono colpiti e in cui lo stazionare all'interno dell'ospedale, della struttura, per quanto accogliente, è spesso freddo. E quindi qui abbiamo voluto aggiungere, accanto all'accoglienza e al calore umano, anche un po' di colore, come dice l'iniziativa. Quindi io ringrazio la struttura, il dottor Vincenzi, che accogliendo l'iniziativa dell'agenzia regionale che è rappresentata dal dottor Porcile, questa iniziativa del Patient Service, e ringrazio appunto l'architetto Solinas che ha voluto appunto attraverso una donazione temporanea, ha messo a disposizione una serie di opere d'arte della sua galleria, consentire appunto di comunare queste due idee del patient service con un tocco d'arte, quindi anche qui per aumentare il livello di accoglienza ai nostri pazienti. Questa è la motivazione per cui oggi vi abbiamo qui convocati, invitati, proprio per rimarcare appunto il nostro impegno continuo cercare appunto di passare da un modello superato, io credo, di ospedale, a un modello innovativo in cui oltre a curare ci facciamo anche carico delle esigenze dei nostri meno fortunati